Ok, dato che non vuoi dormire, adesso ti racconto di questo piano industriale. Dici che cosa interessa a te? E niente, almeno adesso. Ma in 5 anni raddoppia la produzione di veicoli in Italia e aumenta l'esportazione. Anche in America. Raddoppia la produzione, raddoppiano le possibilità. Anche per me. E allora mi chiederai, io cosa faccio? Non lo so. Per esempio, posso comprare un'auto italiana. Il colore lo scegli tu, magari, eh? Quando nel 2007 Marchionne versa un anticipo sul contratto in scadenza ai dipendenti, in un primo momento tutto il mondo sindacale plaude a Marchionne, perché dice, no, nasce tutta quella, anche quella retorica del Marchionne socialdemocratico, il borghese buono, no? Dopodiché invece subentra un elemento di consapevolezza politica da parte del sindacato, che è quello di dire, vabbè, ma questo significa sottrarci spazio, è come se noi non avessimo più ragione politica di esistere. E lì comincia la battaglia. Il ruolo del sindacato è utile. La risposta la potrei anche lasciare là. Il problema è che il dialogo, la dialettica tra l'azienda e il sindacato non è il tipo di dialogo che deve andare avanti. Il primo periodo del suo rapporto col sindacato fu molto fluido, iniziò a portare alcune modifiche importanti nelle aziende, migliorando gli spazi comuni. Il suo rapporto con il sindacato consolidava fino a un punto in cui noi abbiamo chiesto di riportare per l'uscita dalla crisi dell'azienda il contratto aziendale, che non si rinnovava più sostanzialmente in tutto il gruppo Fiat, e su questo si iniziarono a creare le prime sostanziali lacerazioni. Davanti al Lingotto, oggi per iniziativa della FIOM, ci saranno anche delegazioni di lavoratori Fiat di diversi stabilimenti per ricordare la pesante situazione di chi sta in cassa integrazione, in media una settimana sì e due no. Posso immaginare quanto sia difficile per voi oggi. So benissimo che la mancanza di lavoro costringe alcuni di voi a stare a casa in cassa integrazione, con quello che ne consegue a livello economico e morale. E mi dispiace profondamente, non sono mai scelte piacevoli. Lo stiamo facendo per evitare ad ogni costo anche un solo licenziamento. 2009-2010 alcuni nodi arrivano al pettine. Non dimentichiamolo, sono gli anni della crisi. Il grande progetto Italia di rilancio viene messo in un cassetto. Fabbrica Italia è un grande progetto perché nasce da nobili intenzioni. E per questo abbiamo un grandissimo dovere di proteggerlo. I famosi 20 miliardi di Fabbrica Italia si sono ridotti forse a un paio. Di nuovi modelli si vede solo la Panda. Il futuro è altrove. Credo che si confermi un dato. Il piano Fabbrica Italia non esiste, è liquefatto. E siamo di fronte a due aspetti: gli investimenti annunciati non vengono fatti, nuovi modelli non ce n'è. E Marchionne stringe i bulloni della sua macchina produttiva, e in mezzo ci sono i suoi dipendenti. La cosa che chiede a Pomigliano, quella che determina l'impennata, lo stop da parte di Landini, allora segretario generale della FIOM, è una cosa molto pesante. L'accordo che abbiamo firmato per Mirafiori, quello che abbiamo firmato per Gugliasco e per Pomigliano, non hanno intaccato minimamente su nessun diritto che faceva parte del contratto nazionale del lavoro. Thank you.
Io non avevo mai seguito la Fiat come sindacalista, ma venivo da altre esperienze. E quando ci incontrammo in Confindustria, e non c'era Marchione, c'era il direttore del personale, c'erano tutti i sindacati, non c'era solo la FIOM, c'erano tutti i sindacati metalmeccanici, e loro ci dissero in modo molto esplicito che noi o accettavamo le condizioni per poter investire a Pomigliano, che significava lo straordinario libero, la cancellazione delle pause, il superamento dell'applicazione del contratto nazionale, la limitazione del diritto di sciopero, la penalizzazione della malattia. Quindi ci dissero: o accettate queste condizioni oppure non si fa l'investimento a Pomigliano, lo si fa in Polonia. Diciamo a chiare lettere che non piegheremo la testa. I lavoratori di Mirafiori insieme ai lavoratori di Pomigliano, e respingere questo piano vergognoso che Marchionne vuole mettere in atto. Oggi siamo di fronte alla cancellazione dei diritti e al fatto che lui gli investimenti non li fa e se ne sta andando dall'Italia. La rottura più grossa avvenne nell'accordo di Pomigliano d'Arco. La fabbrica era sostanzialmente chiusa. Condizioni che vennero poste al tavolo furono una sorta di prendere o lasciare. Non erano condizioni indigeribili, perché erano condizioni che si applicavano in gran parte degli accordi aziendali che il sindacato sottoscriveva in tutta Italia, per cui in questo caso il padrone cattivo e il sindacalista Robin Hood. In realtà Robin Hood allora lo fece chi fece l'accordo aziendale e consentì a Pomigliano d'Arco di riaprire, di ripartire con la produzione. Più di 5.000 persone. Se va ad aggiungere l'indotto parliamo più di 20.000 persone in Campania. L'indotto che lavora per Fiat in qualche modo in Campania. Sì. Quindi parliamo, se la Fiat dovesse smettere di fare auto a Pomigliano, che è il consiglio che mi è stato dato da tutti i miei collaboratori per mesi, dicendo che era una sfida impossibile, se l'avessimo fatto avremmo creato un problema sociale di dimensioni immense. Il caso Pomigliano in primo piano domani, la manifestazione della CGIL di Roma, mentre nuovi presidi davanti alle prefetture per il 18 aprile sono stati annunciati dalla riunione nazionale dei sindacati Fiat ieri nella capitale. La Fiat non sta facendo nessun investimento, sta chiudendo stabilimenti, sta dismettendo attività e sta spostando la sua attenzione verso altri paesi. Questo è il punto di fondo. E questo non è una cosa che può essere lasciata fare semplicemente a un'azienda, perché la capacità produttiva in Italia, componentistica di auto, è un bene nazionale che deve essere salvaguardato, se non c'è una politica industriale in questo paese. Mentre noi stiamo chiacchierando, il mondo è partito, è andato avanti, è andato altrove. La realtà dei fatti è che la Chrysler quest'anno, che perdeva 1 miliardo al mese nel 2009, farà 2 miliardi di risultato operativo di dollari. E noi stiamo ancora discutendo con la FIOM se possiamo fare turni durante il weekend per produrre motori a Mirafiori. Ma che scherziamo? No. Noi non ci limitammo a dire di no alle loro proposte, ne avanzammo delle altre. Perché noi dicemmo che anziché fare 120 ore di straordinario, noi eravamo pronti a fare 18 turni. Lavorando quindi giorno e notte, compreso il sabato, anziché cancellare la pausa, gli proponemmo di farle a scorrimento, come si dice, quindi anziché fermare tutte le linee continuavano a lavorare, i lavoratori mantenevano quelle pause, e proponemmo anche modelli organizzativi diversi per realizzare gli obiettivi che loro avevano, mantenendo in questo caso il contratto nazionale e la contrattazione. Quella alla quale stiamo assistendo in questi giorni è una contrapposizione tra due modelli. L'uno che si ostina a proteggere il passato e l'altro che ha deciso di guardare avanti. Settimana scorsa l'amministratore delegato della Fiat ha detto: se noi non riusciremo a vendere auto negli Stati Uniti, chiuderemo 2 stabilimenti. Dichiarato lui, eh? Noi lo pensiamo da tempo, ma lui l'ha dichiarato. Allora, se si vogliono vendere auto negli Stati Uniti, che cosa bisogna fare? Cambiare il modello organizzativo o avere dei modelli da vendere? Chi continua ad accusarci a vuoto dovrebbe fare un serio esame di coscienza. Chi continua a dar voce a sciocchezze senza mai verificarle dovrebbe capire quale responsabilità si assume. Loro rifiutarono questo livello di confronto e ci dissero che o si faceva come dicevano loro, non si andava da nessuna parte. A quel punto noi come FIOM dicemmo che quelle condizioni non le accettavamo, perché voleva dire mettere in discussione l'idea stessa del contratto nazionale.
E siccome in Italia non è vero che le imprese col contratto nazionale non hanno investito, era Fiat che poneva quel tema. Io quando parlo di solidarietà dico, immagino un'azienda che si siede al tavolo con i lavoratori e con i sindacati e discute assieme di un problema che si è aperto e di come lo si risolve. Come ha fatto a costringere Marchionne, scusi? Accettare quello schema voleva dire, con le nostre mani, cancellare il contratto nazionale e soprattutto accettare l'idea che gli investimenti si potevano fare in Italia solo se si peggioravano le condizioni dei lavoratori, fino a mettere in discussione il loro diritto a potersi organizzare e contrattare collettivamente.